Benvenuti in questo nuovo tutorial. Abbiamo visto come poter gestire quella che è la licenza, l'attivazione delle licenze, e oggi in questo video vediamo come poter andare a personalizzare quelle che sono le caratteristiche di base, del software. In particolar modo vedremo come poter andare a cambiare quella che è la dimensione di un crocino puntatore, come poter cambiare quello che è lo sfondo dell'area di lavoro e soprattutto come gestire determinati parametri per andare a configurare un po' lo stile del CAD. Innanzitutto andiamo sul menu Vista e andiamo su Proprietà. Qui ci dà la possibilità di andare a personalizzare quelli che sono i parametri di avvio del nostro programma e soprattutto iniziamo dal discorso di poter andare a migliorare e ad adattare quelle che sono le proprietà dell'applicazione sul colore di primo piano. Quindi, ad esempio, se io voglio lo sfondo di colore nero, andiamo a cambiare lo sfondo in colore nero, in automatico si va ad adattare quello che è il colore di primo piano. Posso ovviamente andare a migliorare le proprietà di rendering globali, quindi andare ad attivare quello che è l'alta qualità, e poi andando su proprietà render globali, questa voce qui, aprendo il menu tendina, io posso accedere ai parametri di rendere e in particolar modo dei colori da utilizzare per quanto riguarda lo snap, ad esempio, d'oggetto, ma in particolar modo poter andare a definire quelle che sono le dimensioni del crocino puntatore. Ad esempio, qui andiamo a ridurlo, mettiamo una dimensione di 50 punti pixel e quindi procediamo e clicchiamo su salva. Vengono applicati in automatico quelli che sono i parametri di gestione appunto della grafica. Se vado su home, io poi posso procedere a utilizzare praticamente le aree del menu disegno. Qui lateralmente abbiamo sempre la possibilità di avere dei parametri di utilizzo di base per gestire in modo veloce quelli che sono appunto dei parametri di funzionalità. In particolar modo, ad esempio, possiamo appunto avere una visuale, ad esempio, anche in questo caso del colore di sfondo del progetto su cui stiamo lavorando. L'unità di disegno, scala di inserimento, quindi per esempio io posso settare quello che è una scala di inserimento e posso andare a scegliere, vi faccio vedere un attimo sulla posizione dei parametri, posso utilizzare quello nelle proprietà attive, ad esempio il colore di penna attivo. Questo in questo caso adesso è impostato su layer. Però io volendo posso utilizzare un colore di base dove io posso impostare un colore di default della penna, colore attivo. Infatti, se adesso vado a disegnare, disegno di colore rosso. Se invece vado a cambiare il colore di penna attivo e lo vado ad attivare da layer, da livello, ok, in questo caso utilizzerò il colore di primo piano.